Ciao a tutti ragazzi, sono Altair the Legend e benvenuti nel secondo episodio del walkthrough in live di Doomguard. A questo punto, seguendo l'episodio precedente, dovremmo cercare di scoprire cosa stanno cercando i vampiri. Quindi dirigiamoci nel luogo indicato dalla mappa, che dovrebbe essere qui. Ok, dirigiamoci in questo luogo. Eccoci qui ragazzi, finalmente abbiamo raggiunto la cripta di Dim Hollow. Nel frattempo ho colto l'occasione per cambiare ancora una volta l'abbigliamento, come di consueto da parte mia. Ma comunque, senza perdere troppo tempo, proseguiamo verso la cripta. Ok, adesso cerchiamo sempre di muoverci nell'ombra, assumendo un basso profilo, altrimenti la vedo dura contro i vampiri, anche perché è un livello basso di giocatore. Attività nemiche, proviamo ad utilizzare subito la balestra. Allora, vediamo. Beccato. Lì c'è un altro vampiro. È morto. Ancora uno. Mi ha individuato, mi sta per individuare. Anche lui è andato. No, incredibile questa balestra. È molto efficace contro i vampiri. Vediamo cosa hanno interessante. Grimaldello, munizioni per la balestra. Una torre. No. Oro. Polvere di vampiro. Ah, questo è l'uomo che ho incontrato prima al forte dei Doomguard. Ha fatto una brutta fine. Vampiro. Oro. Grimaldello. Torcia. Granato che posso vendere al negozio. No, non mi interessa la sua armatura. Allora, come aprire questo cancello? Vediamo un po'. Vogliamo una torcia per illuminarci un po' la via. Ah, lì c'è un ingresso. Forse lì ci dovrebbe essere una leva che mi permetterà di poter aprire quel cancello. Un baule. Azione per ristoro, la gemma, frecce, ok. Altre pozioni. Ecco la catena. Allora, proseguiamo. Allora, voglio evitare di tenere la torcia in mano perché sennò potrebbe farmi rendere molto più visibile dai nemici. Quindi muoviamoci senza la torcia. Allora, tutto buio. Scheletri. Ma cosa volete fare? Un altro vampiro inesperto. Si vede che sei inesperto. Vediamo se ce ne sono altri. Ce ne sono altri? Non ci sono altri. Vampiro inesperto. Vediamo cosa hai. Solo oro. Va bene. Allora, proseguiamo. Qui c'è un altro cancello. Da quella parte che c'è? Prima di avanzare. Niente. Era l'ingresso dove sono venuto. Allora, abbastanza facile. Apriamo la leva. Ci sono dei drug. Dove si va? Ah, di qui. Ah, una voce. Altre attività nemiche, eccole. Vediamo. Un vampiro insanguinato. Adesso sarai ancora più insanguinato di prima. Ok. Devo stare molto attento al loro attacco magico, perché loro, una tipica abilità dei vampiri è quello di assorbire la salute dei nemici, quindi bisogna essere molto attenti quando si combatte contro i vampiri. Sono molto pericolosi, non sembra, ma lo sono. Proseguiamo. C'è qualcuno lì? Mi sembra di sì. Infatti.
Ma ci sono degli scheletri abbastanza facili da battere. No, è stupenda questa palestra. Che poi ragazzi, se ci pensate un attimo, ho la veste di Ezio Auditore da Firenze con la balestra. E se non ricordo male, in Assassin's Creed Brotherhood c'era la balestra. Sì, cioè è molto similare come aspetto, almeno da quanto mi ricordo. Il fuso lo dà. Ok, andati tutti e due. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da questa parte. Niente, solo ragnatela. Seguce dalla morte. Minchia, quanto sei brutto. Vedete, questo attacco è pericoloso. Bisogna cercare di ripararsi il più possibile. Ecco. Minchia che liscio. Ok, è andato. Vediamo se è qualcosa di interessante. Dardo, munizioni. Ok. Questa parte. Oro. Ma rubino potrebbe. Ok. Vediamo da che parte dovrei andare. Lì c'è un baule. Qualcosa di utile. Frecce. Pozioni. Pergamena. Ok, proseguiamo. Lì c'è ancora un altro combattimento. Però non intervengo. Aspettiamo. Voglio controllare prima una cosa. Ok. Premo la leva. Vampiro! Ok. Guarda come scappa, guarda, guarda, guarda. Dove vai? Eccolo! Ok. Bagno congelante, vabbè, mi interessa. Ok. Proseguiamo verso la caverna di Dim Hollow. Ok, ci troviamo all'interno di un antro, non so cosa sia di preciso, ma comunque, ovviamente senza troppo indugiare, proseguiamo. Qui c'è una pergamena, tempesta di fuoco. Qui c'è una leva, non so cosa serva. Ah, mi ha chiuso le porte. Va bene, allora la devo riaprire. Qui mi puzza. Sicuro di aver ecco. Fatto la cosa giusta, Loki. Avrebbe potuto dirci di più. Siamo al punto di partenza. Allora. Ci è servito di altro cibo. Ora tocca. Altro cibo, voglio vedere. Niente, non li becco da qui. Avviciniamoci. Ecco il mio fuso da preferito. Dov'è? Dove sono? Ah, è invisibile, ma tu credi che io non ti veda? Allora, proseguiamo. Appunti sulla cripta. Vabbè, questi potrebbero essere utili successivamente. Ma non mi interessa. Proseguiamo. Lì c'è una sorta di altare. Non so cosa sia. Sicuramente dovrebbe coincidere con la quest in questione, appunto. Degli scheletri. Vediamo. Usa pulsante. C'è qualcuno. Ecco. Meno male che non l'ho attivato. Muori. Eccolo qua.
Era meglio che ti stava il posto tuo, amico mio. Ok, proseguiamo. Dove eravamo rimasti? Diamine! Si è attivato una sorta di meccanismo. E ora che dovrei fare? Che sono quei focolari? Forse sicuramente corrisponderanno sul come attivare questo sistema. Di cui sicuramente avrà qualcosa che vi porterà alla luce. Proviamo. E infatti, vedete? Oh, mi sembra che dovrebbe essere così. Proseguiamo. Vediamo se lo spingo da questa parte. No, forse no. Vediamo. Sembra strano. Spingiamolo di qui. No, niente. Allora di qua. Spostiamo anche quest'altro. Niente. Anche questo si è attivato. Vediamo quest'altro. Anche questo si è attivato. Questo qui. Ah, dovrebbe essere l'ultimo questo. No, da questa parte no. Ecco, dovrebbero essere tutti. Ecco, sta accadendo qualcosa. Guardiamo. Incredibile. Attiva. Attiviamo. Una donna misteriosa. Salve. Ma cosa... Chi ti ha mandato qui? Non so chi sia. Beh, lo credo. Lui è come me? Beh, non credo, tu sei un vampiro. Intendo un... Sì. Ma non ti basta guardarmi. Un vampiro. I vampiri non gli vanno genio, vero? In effetti. Ascolta, uccidimi e avrai ucciso un vampiro. Ma se qualcuno mi sta dando la caccia... Significa che c'è dietro qualcosa di grosso. Posso aiutarti a capire di cosa si tratta. In effetti potrebbe essere utile. La mia famiglia viveva su un'isola ovest di Solitude. Immagino siamo amici. A ogni modo, mi chiamo Serana. Lieta di conoscerti. Altrettanto. Bene ragazzi, come avete potuto notare, termina il secondo episodio del walkthrough in live di Dawnguard. Come di consueto vi invito a lasciare un voto, un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se siete interessati mi potete aggiungere su Facebook, Steam o Xfire. E con questo è tutto, tra me e Serana è tutto e al prossimo episodio. Ciao ragazzi!